80.000 metri cubi di terra e fango hanno sepolto 15 case di Fleron, piccolo villaggio belga a pochi chilometri da Liegi. Tutta la popolazione e le compagnie di 5 reggimenti del genio hanno lavorato nella notte freneticamente e inutilmente. 33 gli uomini inghiottiti dalla terra, 33 i morti. Solo 5 sono stati recuperati dopo lungo lavoro di sterro. Un'alba livida ha rivelato le proporzioni del dramma. L'intera popolazione di Fleron è stata colpita negli affetti e nei beni. La catastrofe provocata da infiltrazioni ed erosioni della pioggia si è compiuta in pochi secondi. La terra si è mossa, le case sono franate, uomini e cose inghiottiti senza scampo. Drammatico, incessante il lavoro di pale. Le stesse pale e la stessa terra hanno servito a seppellire nuovamente le vittime di Fleron.